Stai andando? Ci sono. Chi inizia? Allora, è retrocesso in Vicenza, Salvatore, e ti sei salvato solo tu. Ma solo io no, però. Resta ancora. Quello sì, però comunque resta il dispiacere perché comunque lì ho vissuto praticamente gli anni più belli lì, calcisticamente parlando, no? Ho fatto 4 anni lì dove ho ricevuto tanto e quindi è un peccato comunque essermene andato in questo modo qua, però sono comunque altrettanto contento perché mi si presenta una società dove è gloriosa, una società comunque storica e sono molto onorato di essere qua. Hai ritrovato Galan e Raiovic, no? Sì, infatti tutto il periodo estivo li sentivo, no? Poi fatalità è. Sono venuto qua per un evento inizio di giugno dove c'era anche appunto Galano e mi è rimasto subito, sono rimasto comunque colpito da questa città, no? Quindi adesso che ce l'ho nelle mani sono molto, molto contento. E trovi un allenatore grosso, che insomma, un allenatore emergente, no? Non sta a me dirlo, no? Perché comunque alla fine ha vinto tutto, no? Quindi al di là del lato calcistico ci può dare tantissimo, anche a livello umano che ha vissuto praticamente gli anni più belli, no? Calcisticamente parlando, ha vinto un mondiale, quindi basta solo seguirlo. Delia e Moseo, una lotta, una maglia per due? Ma una lotta no, penso che sia anche giusto, no? In una squadra del genere che ci sia anche un po' di concorrenza, perché comunque la concorrenza aiuta comunque a migliorarti, quindi poi sarà il mister a decidere, ma non parlerei di lotte perché comunque provo grande rispetto anche per Morre per tutto quello che ha fatto nella sua carriera. Salvatore, c'è così un po' le tue caratteristiche da terzino, proprio per parlare un po' con Leo, per capire un po' cos'è di diverso, cos'hai di differente. Ma a me piace prettamente attaccare, no? Perché comunque nasco come addirittura come centrocampista offensivo, però ormai sono tanti anni che faccio il terzino, quindi prevalentemente mi piace spingere. Però all'occorrenza sono anche uno che difende, quindi mi metterò a disposizione del mister e farò quello che mi richiede opportuno fare. Senti, un contratto di 3 anni fino al 2020, se non sbaglio, no? Ti dà più stimoli oppure ti dà più tranquillità per il pagamento? No, tranquillità no, perché alla fine ogni anno bisogna sempre conquistare, no? Certo sono molto contento, infatti ringrazio il presidente e il direttore per avermi dato questa opportunità. Io spero che sia in campo che fuori di ripagare la mia fiducia. A chi ti ispiri? Chi è il tuo modello? Ma guardo il calcio in generale, guardo tantissimi terzini, no? Però uno in particolare è Marcelo, però non mi ispiro perché comunque è un paragone. Troppo grande, però prendo spunti da quelli là, diciamo un pochino più per le mie caratteristiche più bravi, dai. Senti, si sta creando una vera e propria colonia di campani, secondo te è un bene questo, no? Voi siete un po' galletti nel collare. No, vabbè, di solito in una squadra ci sono sempre 2 o 3 elementi, cioè tanti elementi, no? Dove magari, però qua effettivamente ne ho trovati di più, però non. Sono contento di trovarli perché comunque in certo modo mi fanno sentire a casa, ecco. Che ruolo giocherà il Davide questo campionato, secondo te? Noi innanzitutto seguiamo il mister, perché poi alla fine ci sono tante caratteristiche in questa squadra qua che possono lottare per le posizioni migliori, no? Però non facciamo adesso troppo presto per fare magari delle classifiche, però. Secondo me con le qualità che abbiamo e con l'esperienza del mister e dello staff riusciremo a ritagliare un posto importante. Quando sei venuto al San Nicola, l'avversario soprattutto ovviamente, che cosa hai pensato scendendo in quello stadio partecipando a quella squadra di gioco? Ma non nascondo che mi sono emozionato perché comunque in B la tifoseria e la storia del Bari è sprecata ed è un peccato comunque vederla. Lottare per questa categoria. Spero che almeno con questo entusiasmo ci sia anche quest'anno perché comunque noi avremo bisogno anche di questo tifo qua, no? Grazie. La scorsa stagione ha avuto più di qualche problema fisico. Adesso come ti senti?
No, no, sto bene adesso. L'anno scorso purtroppo sono partito subito con il piede sbagliato, dove magari ci ho avuto più di un infortunio. E quindi, però, ripeto, è stato un anno un po' particolare, sia per la squadra che a livello individuale. Adesso sto bene, ho recuperato del tutto, quindi sto facendo alcuni lavori che comunque mi permetteranno di stare bene quando ci saranno le gare ufficiali, quindi sono carico per questo. Ma quando sarai pronto? No, adesso già sono pronto, solo che sono arrivato una settimana dopo, quindi sto facendo un ritiro un po' a parte, ecco, quindi solo per essere a pari livello con gli altri, solo per quello. Quanto può essere importante per te personalmente avere un allenatore come Grosso, che è stato un grandissimo terzino sinistro, quindi pensi di poter imparare qualcosa in più proprio perché ti colpi sullo stesso ruolo? No, è chiaro, c'è sempre da imparare, poi soprattutto da un allenatore che comunque da calciatore ha vinto tanto, no? Poi ha militato nelle squadre, diciamo, quelle più importanti, quindi io ascolterò i suoi consigli, mi metterò a disposizione della squadra, perché anche a squadra abbiamo delle qualità avanzate, no? Quindi c'è solo da migliorare. Ecco, per questo ho scelto anche Bari, perché comunque mi permettono di crescere sia a livello mentale che a livello tattico, ecco. Hai giocato su un qualcun altro oltre a Galan Rajčević in questa squadra di qua? No, ho giocato, no, però contro con parecchi di loro. Perfetto, grazie.